Buonasera, ciao a tutti e benvenuti a Distanti di Badminton. Siamo alla sedicesima puntata, sedicesimo episodio. Solita velocissimissima presentazione, eccola qua, Distanti di Badminton, dedicato a tutti, chiunque ci può seguire. Tutti i venerdì dalle 9 alle 10, spieghiamo uno o più esercizi. Utilizzate domande e risposte se volete prendere la parola o se no alzate la mano, c'è il simbolino sotto così vi accendo il microfono. Se ti piace scrivi l'esercizio così ti costruisci una tua libreria. Tutte le puntate, tutti gli episodi finiscono sul canale YouTube e sul sito federale. Richiedi l'attestato in segreteria alla mitica Eliana Passaniti @badmintonitalia.it. Questo è il nostro manuale, se volete acquistarlo. Giulia Urso, @badmintonitalia.it e vi viene spedito a casa. Siamo già a maggio, ok? Quindi al 7 maggio abbiamo già fatto 4 incontri ad aprile e uno a maggio, ma avevamo già fatto gli incontri a gennaio, febbraio e marzo, quindi siamo appunto alla seconda stagione di questa serie TV dedicata al badminton. Le iscrizioni, ecco, potete farlo direttamente dal sito in questo rettangolo che si trova al cuore del sito federale. Per qualsiasi informazione, questi sono i miei contatti, il numero di telefono e la mia email. Sono sempre reperibile per qualsiasi informazione. La federazione, dove si trovano tante informazioni sulla formazione, vedete, si apre un menu apposta, sulla promozione, si apre un altro menu, parabadminton, gare, eventi, tesseramento, informazioni generali sulla federazione, quindi poi il Consiglio federale, le carte federali, la segreteria federale e chi più ne ha più ne metta. Al centro, come vi dicevo, ecco qui, corso di formazione, si entra qui dentro e ci si registra a Distanti Badminton. Una volta registrato vale per tutta la stagione, quindi chi si registra adesso vale fino a fine giugno. E i video finiscono anche qui dentro, in questo contenitore qui, Distanti di Badminton. Cercate poi dentro i sottocontenitori esercizi e trovate appunto il contenitore esercizi dove vengono messi, caricati tutti i video. Oppure, passando attraverso il YouTube della federazione, vi iscrivete così attivate la campanella e vi arrivano le notifiche. Ogni qualvolta viene caricato un video in questo canale. Playlist Distanti di Badminton visualizza la playlist completa e si trovano tutte le precedenti puntate appunto a partire dal 15 gennaio 2021. Ok, perfetto, velocissimi. Allora, se vi ricordate la scorsa volta abbiamo visto l'attacco e difesa con le carte da gioco, anche perché siamo in una serie di puntate dedicate appunto all'attacco e difesa. Quindi continuiamo su questo filone. E oggi c'è l'attacco difesa che io ho definito l'attacco difesa Transformer. Transformer perché, ecco, durante l'esercizio c'è una trasformazione in gioco, quindi con il volano in gioco, dove vedrete che l'attacco difesa passa in diverse modalità. Ok? È un esercizio che per carità potrebbero fare anche i principianti, perché comunque imparano intanto a gestire il campo e a gestire i campi e a fare il gioco di squadra, anche se il badminton individuale. Ovviamente fatto da giocatori più bravi, diventa un esercizio molto appagante anche per chi lo fa in campo, perché diventa molto molto dinamico e c'è un continuo cambio di scenario. Ok? Quindi ecco, dopo l'attacco difesa con le carte, vediamo questo attacco difesa Transformer. E se vi ricordate, nelle precedenti puntate abbiamo fatto anche degli attacchi difesa, quelli proprio classici, due contro uno, piuttosto che uno contro uno. Condivido il campetto. Condivido il campetto. Eccolo qui. Perfetto. Ok, allora, com'è l'attacco difesa Transformer? L'attacco difesa Transformer è così. Intanto, potreste o dovreste avere addirittura quattro giocatori, ok? Quindi immaginiamo che ci sono dei giocatori che aspettano, ok, fuori dal campo. Quindi mi li vado a prendere, ok, c'ho il giocatore arancione,
questo qui, viola, grigio, ok, questo qui e questo nero, ok? E tu, allenatore a bordo campo, decidi appunto di trasformare questo attacco e difesa cambiando, non continuamente, ma molto spesso le carte in gioco, anche se le carte in questo caso non ci sono. E quindi facciamo un esempio. Io vi ho messo un pochettino di esempi di come può cambiare questo attacco e difesa, però potreste ovviamente inserire altre variazioni. Io ve ne ho scritto alcune che sono variazioni che ho testato sul campo. Tra l'altro, adesso non so se c'è qualcuno di Chiari, aspetta che guardo in chat, se c'è qualcuno di Chiari, ecco c'è Dario Bisioli, vediamo se c'è qualcun altro, non mi sembra, no, c'è solo Dario Bisioli. È un esercizio che avevo fatto proprio a Chiari durante un raduno volo in estate con i giocatori di Chiari, che poi sono diventati poi tutti i giocatori della nazionale. Quindi mi ricordo che in campo c'erano Giovanni Toti, Enrico Baroni, c'era Matteo Massetti, c'era Giorgio Gozzini e, se non sbaglio, anche suo fratello Alessandro Gozzini. Erano addirittura in cinque, se non sbaglio, se non vorrei sbagliare. E quindi ecco, io questi cinque giocatori li ho utilizzati in questo modo, con l'attacco difesa trasforma. Allora, partiamo così, partiamo che ho utilizzato due feeder, ok? Quindi mettiamo un feeder arancione, ok? Che diciamo si occupa del fondo campo, metà campo, e questo feeder qui, diciamo che si occupa della rete e del metà campo. E abbiamo il nostro giocatore da solo, ok? E quindi parte un po' il classico attacco difesa 2 contro 1, quindi due feeder, uno davanti all'altro contro uno, dove il giocatore da solo, diciamo che classicamente estremamente in difesa. Quindi immaginate, serve, il giocatore arancione può giocare uno smash e lui difende, il giocatore a rete gioca corto e quello nero magari rialza, il giocatore arancione gioca un drop e quello nero magari rialza, il giocatore arancione gioca uno smash. Insomma, praticamente, come abbiamo già visto anche in altre puntate, il giocatore nero, ok, non fa altro che difendere e giocare, diciamo, da qui in avanti, ok? Anche perché non riceverà mai colpi a fondo campo, perché il giocatore qui a fondo campo, questo qui arancione, giocherà sempre i colpi verso il basso, o del drop o degli smash, mentre il giocatore qui viola a rete non giocherà mai dei colpi a fondo campo, quindi giocherà sempre dei net. E questo è il classico attacco e difesa, come vi ho già detto più volte, quello da puristi, no? Dove chi difende è veramente solo in difesa. E questa è la prima versione, 2 contro 1. Ma cosa succede? Succede che tu, allenatore, ok, che sei qui a bordo campo, ok, intanto hai già spiegato ai giocatori come l'esercizio, in modo che loro si preparino a fare quello che tu gli richiedi. Quindi immaginiamo che tu, allenatore, sei qui a fondo campo, ok, e hai già preparato i giocatori a stare anche vicino al campo e pronti ad entrare. Ok? Perché il 2 contro 1 si può trasformare in questo modo. Quindi, mentre il volano va, ok, tu puoi dire ai feeder, quindi questi due giocatori, appaiatevi, e quindi il giocatore arancione coprirà questo lato del campo e il giocatore viola questo lato del campo. E sarà come prima, col giocatore nero sempre in difesa, ma con la differenza che questi due giocatori coprono la metà campo. Quindi cosa vuol dire? Che tutte e due possono andare a fondo, ok? Possono andare a fondo, ma stando sul proprio lato o alla rete. Quindi comunque tutte e due hanno possibilità di attaccare sia da fondo che da rete, rispetto a prima che invece erano più limitati. Si gioca un po', 30 secondi, un minuto e mezzo, quello che volete voi, e l'allenatore può di nuovo dire: si cambia, ok? Esce un feeder, ok?
che ne so, esce il feeder magari viola, ok, lo portiamo via, e diventa uno contro uno, ok? Dicendo ai giocatori in campo, uno contro uno, adesso è il giocatore arancione che attacca e il giocatore nero difende, ok? E quindi anche qui il giocatore arancione sì, che attacca, però comunque dovrà in questo caso coprire tutto il campo, quindi sarà un attacco comunque molto più difficile per lui, perché comunque il giocatore nero, se ribatterà bene i colpi, che ne so, immaginiamo questo giocatore dalla rete fa un lift e questo giocatore nero gioca magari un clear un po' teso, comunque costringerà il giocatore arancione a non giocare un colpo d'attacco vero e proprio, ma giocare più un colpo neutrale. E così per un po' di tempo, ok? E quindi si è trasformato in uno contro uno. L'allenatore a bordo campo può dire, ok, cambiamo di nuovo e quindi ritorniamo due contro uno appaiati, magari entra un feeder che non ha ancora giocato, tipo quello grigio, ok? Vedete, quindi i feeder fuori anche si cambiano, ok? Quindi non sono sempre gli stessi che giocano. E ecco, torniamo di nuovo a prima, a due contro uno, però in questo caso non sono più i due che attaccano, ma è quello solo che attacca. Quindi tu, allenatore da fuori, dirai due contro uno, quello solo attacca. Quindi cosa succede? Che quello solo che attacca, ok, avrà questo attacco dove il giocatore grigio coprirà questa parte del campo, ok? Quindi questa parte del campo, e il giocatore arancione questa parte del campo, sempre con la parte centrale che diventa di competenza di tutte e due, ok? In questo caso, ecco, è un gioco un po' strano, perché comunque i due giocatori, che i due feeder che sono uno davanti all'altro, ok, si trovano poi tutti e due a difendere, perché immaginate in caso di smash del giocatore nero, ok, di smash, ok, il giocatore arancione potrà difendere, ma se gli scappa il volano dovrà essere quello grigio a difendere il volano, quindi è importante che quello grigio, ecco, anche si muova, ok, come un'ombra, quindi immaginate se il volano è qui, vicino a quell'arancione, quello grigio è giusto che come un'ombra lo segua, quindi anche se in quel momento non è attivo, perché sarà il giocatore arancione a colpire, ma è importante che si faccia tenere pronto in caso che il volano scappi al giocatore arancione. Quindi ecco, è un 2 contro 1 dove non sono più i due feeder che attaccano, ma è quello solo che attacca. E se qualcuno poi lo sperimenterà in campo o lo farà sperimentare il giocatore, vedrete che le cose comunque cambiano. Ancora l'allenatore fuori può dire, ok, adesso ricambia tutto e giochiamo 2 contro 1, ma solo nel quarto, magari mentre si posizionano, questo giocatore si leva ed entra il giocatore di un altro colore, ok? E si gioca nel quarter, quindi se vi ricordate qual è il quarter è questo, ok? Questo è il quarter, e si gioca 2 contro 1, quarter contro quarter. Il quarter è quella parte del campo senza parte davanti e senza parte di dietro, ok? Quindi senza area frontale e senza corridoio finale. Capite bene che quando si gioca solamente nel quarter si andrà certo a sviluppare un gioco di attacco, ma un gioco di attacco differente. Mi metto un attimo in monitor, ok? Ecco, eravamo in questa disposizione con due feeder, ok? Appaiati e un feeder così, e si può giocare solo nel quarter. Quindi capite che spesso e volentieri il gioco si svilupperà molto 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 teso. Sì, si potrà alzare, certo, però il volano dovrà cadere qui, ok? Quindi comunque anche le alzate saranno calibrate e saranno facili prede di attacco, perché comunque chi attaccherà diciamo da dentro il campo. E quindi si sviluppa un altro gioco, ok, molto teso,
ok? Vi ricordate, il gioco teso è comunque una fase neutrale, ma è comunque una fase molto molto veloce. Vi metto il campetto, ok? E quindi immaginate, ecco, un 2 contro 1 nel quarter con un gioco che sarà molto 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 teso. Ogni tanto certo si potrà alzare, ok? Si potrà alzare, ma stando nei limiti del nostro quarter. Pulisco il campo, ok, perfetto. E quindi eravamo arrivati al 2 contro 1 solo quarter. E poi l'allenatore continua a impartire lezioni, impartire variazioni e dice, ok, adesso torniamo al 2 contro 1 classico, come abbiamo fatto all'inizio. Quindi in questo caso magari c'è di nuovo un altro feeder che entra, ok, esce magari quello grigio e viene quello viola assieme a quello rosa, ok? Ed è 2 contro 1, però rispetto al 2 contro 1 che abbiamo fatto all'inizio, quello proprio da puristi, come abbiamo detto, dove il giocatore nero è solo in difesa, diventa un 2 contro 1 dove il giocatore nero può anche attaccare, perché noi diremo ai due feeder, ok, che potranno anche giocare dei colpi a fondo campo. Quindi il 2 contro 1 all'inizio era con il giocatore nero che giocava solo in questa zona del campo, ok? Ma adesso il feed della rete potrà giocare net, ma potrà giocare anche lift, quindi vedrete che sposterà il giocatore nero anche a fondo campo. Lo stesso giocatore qui, rosa a fondo campo, se prima nel 2 contro 1 da puristi, quello classico, poteva giocare solamente smash piuttosto che drop, adesso può giocare anche clear, ovviamente lungo linea piuttosto che incrociati, quindi costringendo il giocatore nero ad andare a fondo campo e quindi permettergli, quando il giocatore nero è in buona posizione, di attaccare. Quindi diventa un 2 contro 1 dove sì, certo, i due hanno un pochettino più il bandolo della matassa, sicuramente controllano più il gioco, però danno la possibilità al giocatore nero di ricevere dei volani alti, e prima non lo riceveva il giocatore nero perché riceveva solamente bassi, dà la possibilità al giocatore nero di attaccare, quindi comunque quando ha la possibilità di prendersi la chance di attaccare, ok? E questa quindi è un'altra variazione uguale, è la stessa cosa che vi ho detto adesso, ma l'allenatore dice come prima, ok, quindi col 2 contro 1, ma i feeder appaiati, ok? Quindi esattamente come prima, dove ovviamente essendo in due in campo i feeder hanno un pochettino più il controllo del campo, intanto cambio un feeder, metto questo, ma i giocatori appunto due in campo possono anche giocare a fondo campo, quindi dando la possibilità di attaccare anche il giocatore da solo. Quindi esattamente come prima, se prima era 2 contro 1, uno avanti e uno dietro, e un giocatore da solo che aveva la possibilità di attaccare, anche adesso è 2 contro 1, ma con i due giocatori appaiati che danno sempre la possibilità al giocatore solo di attaccare. Perché danno la possibilità? Perché a rete possono giocare sia i net, ma sia i lift, e quindi danno la possibilità di attacco. A fondo campo i giocatori che sono in due possono giocare sia gli smash, sia i drop, ma altresì possono giocare clear, e quindi ecco, ogni qualvolta il giocatore nero si trova in una buona posizione a fondo campo, in una buona posizione, può decidere di attaccare. Ovviamente se si trovava sotto pressione, giocava un colpo neutrale piuttosto che un colpo di difesa per cercare di riaprire lo scambio. Perfetto. Prossima variazione, l'allenatore dice, cambio diventa uno contro uno, scambio libero, ok? Quindi immaginate che il giocatore, i due giocatori che sono qui, uno esce, ok, rimane con l'arancione, e diventa uno contro uno scambio libero, come se fosse una partita. Quindi immaginate una partita dove tutti possono fare tutto. Quindi disegniamo uno scambio, immaginiamo c'è il volano qui, poi questo rialza, poi questo gioca un drop, poi questo gioca un net incrociato, poi questo gioca un lift incrociato, questo gioca un clear lungo linea, di nuovo un clear lungo linea, uno smash incrociato e via dicendo, ok? Quindi uno scambio totalmente libero, ok? E quindi diventa uno contro uno
scambio libero, scambio aperto, ok? Dopodiché l'allenatore dice, cambio di nuovo, e diventa 3, che non abbiamo ancora fatto, 3 contro 1, ok? Quindi 3 feeder contro 1, e lo facciamo diventare 3 contro 1 classico, come il classico 2 contro 1, quindi se vi ricordate il classico, attacco e difesa, ecco il giocatore nero che si occupa di questa parte del campo, ok? E perché riceverà volani solo qui, perché da fondo campo riceverà dei drop, piuttosto che degli smash, e a rete dal giocatore viola riceverà dei net, e lui stesso, giocatore nero, da rete potrà giocare dei net piuttosto che dei lift. Però ecco, come prima, il classico attacco e difesa 3 contro 1. Cosa cambia l'attacco e difesa 3 contro 1? Diventa ancora più veloce, diventa ancora più performante, perché essendo 3 feeder invece che 2, praticamente trovandosi già in zona, è più facile che non sbaglino, è più facile che attacchino con più precisione, che attacchino più forte, e quindi metteranno ancora più pressione a il nostro giocatore poverino nero solo in campo. 3 contro 1, l'allenatore dice di nuovo cambio, ok? Dice cambio, e l'esercizio diventa adesso 1 contro 1, ok? Nel quarter, ok? Vi ricordate, prima era 2 contro 1 nel quarter, adesso è 1 contro 1 con i giocatori che possono giocare solo in questa porzione di campo. E io vi ricordo che quando andiamo a cambiare la dimensione del campo, cambia il modo di giocare, come abbiamo visto prima, ok? Come abbiamo visto prima, se andiamo a giocare nel quarter, siamo 1 contro 1, ok? Quindi il quarter, di nuovo faccio vedere questo, quando andiamo a giocare nel quarter, il gioco si sviluppa molto più teso. Ma adesso cambia rispetto a prima, perché essendo 1 contro 1, e prima eravamo in 2, quindi per i 2 era molto semplice, adesso essendo 1 contro 1, il giocatore che è da solo, che si trova un avversario da solo davanti, ha molta più possibilità di muoverlo. Quindi ecco, si vedrà poi degli scambi dove i giocatori si muoveranno molto su queste mini diagonali, piuttosto che destra, destra, sinistra, destra, sinistra, ok? Quindi il gioco si sviluppa prevalentemente teso, ma rispetto a prima tutti i due giocatori in campo si muovono molto, molto, molto di più, ok? Soprattutto i feeder che appunto sono rimasti da soli piuttosto che due, scusate. Ok, pulisco un attimo qua. Ok, e di già che siamo rimasti uno contro uno, ok, perfetto, quello qui, di già che siamo rimasti uno contro uno, l'allenatore dice uno contro uno, uno tutto campo e uno solo angolo, ok? Quindi, ad esempio, l'allenatore darà un comando che deve essere molto specifico e dirà feeder angolo a rete di diritto, contro tutto campo. Allora, cosa vorrà dire? Che il giocatore nero, ok, sarà mosso su tutti gli angoli del suo campo, ma dovrà ribadire il volano, rispondere sempre qui, ok, in questa zona del campo, ok? Quindi immaginate uno scambio così, ok? Net, e quello nero gioca net. Lift, e quello nero gioca un drop qui. E quello viola gioca un lift qui e quello nero gioca un drop qui. Quindi vedete che comunque cambia, e cosa succede? Che il giocatore nero da fondo campo dovrà per forza giocare dei drop, perché deve giocare a rete deve giocare dei net. Il giocatore qui viola, ok, anche lui giocherà dei net e dei lift. Nulla vieta, che potete dire al giocatore nero, anche di attaccare, quindi sarà importante poi quando il giocatore nero attaccherà, per quello viola vado un pelino più indietro, ok? Un pelino più indietro e attacchi. E quello viola difenderà come vuole a tutto campo. Quindi immaginiamo smash del giocatore nero, il giocatore viola potrà difendere corto, corto incrociato,
a metà campo, spingere a fondo campo, alzare a fondo campo, come vuole. Insomma, è, per farla breve, è un angolo contro 4, ok? È un angolo contro 4, quindi è questo angolo alla rete contro 4. E ovviamente qui voi poi potete sbizzarrirvi a fare tutte le variazioni degli angoli, ok? Quindi potete dire angolo a rete piuttosto che angolo a rete di rovescio, piuttosto che angolo a fondo campo di rovescio, piuttosto che angolo a fondo campo di diritto, ma la solfa non cambia, perché comunque questo giocatore qua dovrà sempre ribadire dove il giocatore fida, tra virgolette, fermo, staziona. E quindi comunque sarà sempre un angolo contro 4. Ad esempio, facciamo un angolo contro 4 da fondo campo, immaginiamo. Clear, il giocatore nero, risponde clear là. Il giocatore viola fa un drop, e il giocatore nero gioca un lift là. Il giocatore viola fa un clear lungo linea, e il giocatore nero risponde con un clear lungo linea. Gioca un drop incrociato, e il giocatore nero risponde con un lift incrociato. E via dicendo, avete capito? È un angolo contro 4, ok? Molto faticoso per chi deve coprire 4 angoli, eh? È un lavoro comunque di difesa dove devi ribattere sempre, sempre in un angolo. Ok, dopodiché l'allenatore dice di nuovo, cambio, ok? E l'esercizio si trasforma 2 contro 1 con i feeder appaiati, quindi immaginiamo che entra un altro feeder, ok, tipo quello arancione, esce quello viola, esce ed entra quello rosa, dove diventa 2 contro 1 scambio libero, quindi si gioca su tutto il campo, ok, da singolare, si gioca su tutto il campo da singolare, e tutti possono fare quello che vogliono, ok, come se fosse una partita 2 contro 1, quindi vedrete da questa parte che giocherà in difesa, a volte in attacco, è uguale anche gli altri. Prima abbiamo fatto 1 contro 1 scambio libero, adesso 2 contro 1 scambio libero, con la differenza che il 2 contro 1 scambio libero è molto più difficile per lui, perché si trova due giocatori di là, che comunque ribatteranno sempre il volano, perché ovviamente hanno da coprire solamente metà campo, mentre prima era 1 contro 1, e quindi tutti e due i giocatori che coprono tutto campo diventa impegnativo per tutti e due. Così diventa molto più impegnativo per questo giocatore da solo. Ok, perfetto. Quindi siamo arrivati a questa variazione qui. La prossima variazione, mi si è aperta una finestra inaspettata, ok, la prossima variazione quale può essere? 1 contro 1, un giocatore a fondo campo e uno a tutto campo. Ok, quindi immaginiamo, ok, che c'è un giocatore a fondo campo, e vi ricordo sempre che quando diciamo a fondo campo non intendiamo solo questo, ok, una parte un pochettino più ampia, ok, quasi fino a metà campo, ok, quindi un giocatore a fondo campo che gioca dove vuole su tutto il campo avversario, mentre il giocatore nero deve ribattere sempre lì. Ecco, anche qui è un po' l'evoluzione di quello di prima. Diciamo che il giocatore qui a fondo campo, rispetto prima che era un angolo contro 4, adesso è due angoli, ok, contro 4. Ok, poi mi raccomando, come abbiamo già detto, non pensate al campo solo con i 4 angoli, perché il campo è tutto, eh? Però se vogliamo un attimino generalizzare, diciamo 2 angoli contro 4, ok? E anche qui cambia, perché l'attacco difesa, e soprattutto per chi è in difesa, diventa estremamente faticoso, ok? E con delle possibilità però differenti di difendere, perché se giochiamo il classico 2 contro 1, dove spesso e volentieri il giocatore solo difende solamente corto, se noi giochiamo 1 contro 1, come abbiamo fatto vedere adesso, dove il campo è solo questo, se il giocatore viola attacca, il giocatore nero dovrà fare delle difese che finiscano lì, ok? Quindi o difese alte o difese tese. Cambiando la dimensione del campo, ok?
E comunque anche il giocatore in campo va a cambiare proprio lo stile di difesa, perché vado a lavorare o sulle difese corte o in questo caso sulle difese che devono essere tese perché devono raggiungere quella parte di campo o alte. Ok, perfetto, e siamo arrivati qui. Un'altra variazione può essere uno contro uno, un giocatore a rete e uno tutto campo, quindi un po' come abbiamo fatto adesso. Diciamo due angoli contro quattro, non chiamiamolo più due angoli, ma chiamiamolo proprio porzione di campo, con un giocatore a rete, magari questo intanto esce, eh? Io adesso ho cambiato pochi feeder, immaginate che i feeder si devono cambiare spesso in campo, lo cambiate poco, un po' per comodità mia di non spostare questi giocatori quadrati e bonzoni, diventa appunto la rete, e quindi anche qui quando si parla della rete, parliamo della zona sotto la rete fino quasi a metà campo contro tutto campo, ok? Quindi sempre diciamo tra virgolette due angoli, anche se una porzione di campo contro tutto il campo. E anche qui per chi è a tutto campo vedrete che si sviluppa un gioco anche qui differente. Immaginiamo che questo è il nostro giocatore a rete, lo metto molto avanti per farlo capire, però dovrebbe stare un pochettino più indietro. Questo è il nostro giocatore a rete e questo è il nostro giocatore che si muove a tutto campo. Anche qui, spesso e volentieri, si svilupperà o un gioco teso, ok? Un gioco teso, o anche un gioco che diventa di drop, lift, drop, net, lift, quindi andando anche a vedere quel butterfly, ricordate che abbiamo già visto. Anche qui nulla vieta che il giocatore da solo su tutto il campo possa avere la possibilità di attaccare. Quindi, ovviamente, se questo sta più dietro, questo può attaccare, ok, e questo poi ribadisce a tutto campo degli attacchi che comunque siano abbastanza corti. Quindi, anche qui, se decidi di attaccare, e magari vediamo anche il video che non l'abbiamo mai visto, con un attacco che finisca non così profondo. È la zona della rete contro tutto il campo. Per far sì che io possa riuscire a tirare giù il volano e che mi vada un pochettino più corto, quindi gli smash molto incidenti, devo giocare degli stick smash. Ok? Cosa sono gli stick smash? Sono dei colpi dove non c'è tutta la partecipazione e l'oscillazione del braccio e avambraccio e neanche la partecipazione del tronco, ma c'è, non dico quasi esclusivamente, la partecipazione dell'avambraccio. Quindi, rispetto allo smash che è questo, ok? Lo stick smash è questo qua, ok? Ok, vedete che attacco. Okay, c'è questo movimento a frusta elastico, quindi colpisco il volano, poi la racchetta rimbalza dietro, ok? Quindi questo, ok? Che poi è la stessa tecnica che posso utilizzare per il clear di rovescio, ok? Colpisco e scappo, sfruttando bene le rotazioni dell'avambraccio, sfruttando bene l'impugnatura leggera che quando va a colpire diventa più stretta e quando il volano esce dalle corde ritorna lassa e quindi anche sfruttando diciamo l'effetto, la potenza delle dita, la presa delle dita e della mano, posso giocare questi stick smash, ok? Ta-tan. Vedete come fulmina l'azione e se vedete il mio gomito rimane alto e spesso lo stick smash appunto viene giocato in questo modo. Si usa soprattutto quando si va ad intercettare dei volani, quindi ogni qualvolta mi si giochi un lift piuttosto che un clear teso, cioè che mi passa nel mio raggio d'azione, io senza fare troppo movimento posso saltare dentro il colpo, ok, e andare a colpirlo in questo modo, ok, attaccando in questo modo. Faccio di qua, pronto per il soffitto. In questo modo, la stessa cosa posso farlo sul lato del rovescio, ok? E questo stick, ok, intanto un colpo di attacco meno potente dello smash, ma
fatto saltando e con questa azione, perché viene colpito anche abbastanza avanti, fa sì che lo smash, faccio vedere, cada, come vi ho detto prima, cada molto molto corto. Quindi immaginate uno scambio, ok, pulisco il campo, uno scambio appunto con questo modo di giocare rete contro tutto campo, dove il giocatore alla rete è... Immaginiamo uno scambio così, il giocatore nero gioca un net, il giocatore grigio gioca un lift teso, poco profondo, immaginate che cadrà qua, il giocatore nero si muove sul volano e gioca questo stick. E spesso gli stick cadono a metà campo anche un po' prima. Se poi si salta alto o se tu sei fortunato ad essere alto di altezza, capite bene che più il volano riesco a colpirlo lassù e più riesco a dargli angolo, quello è il vantaggio dei giocatori. O che saltano alto, o che sono molto alti, ok? Quindi hanno il vantaggio che comunque riescono a dare molto più angolo al volano. Lo svantaggio è che in difesa sono sicuramente meno abili, perché comunque hanno gli arti da comandare che sono lunghi e ingombranti. Ok, e vi faccio vedere anche il video dello stick smash. Andiamo a prenderlo direttamente su YouTube. Eccolo qua. Ok, vedi. Questo è il sito della federazione, andando sempre su playlist, ok, su playlist, perfetto, e andiamo su visualizza la playlist completa, video colpi badminton, perfetto, andando quasi in fondo, troviamo, eccolo qui, lo stick smash, che è un colpo che viene spiegato nella tappa vola con noi celeste, che è la prima tappa del secondo livello, ok, lo apriamo, così vedete l'azione dello stick smash, ok? Allora, prendiamo grosso. Eccolo qui. Vedete che la racchetta, il gomito rimane alto e c'è questa azione dell'avambraccio, ok? Si salta sul volano lateralmente, si colpisce, vedete che il gomito, ok, poi rimane lì. Ok? Perfetto. Vediamo di lato, ok, e fatto bene, ok, colpito in avanti, colpito alto, si salta alto, si riesce anche a mandare il volano qui, ok, cioè subito dopo la linea del servizio, quindi capite che uno smash che cade così basso è difficile da difendere, ok, io non sono, né al non sono altissimo, adesso non so dove l'ho fatto cadere, vediamo. Lungo, lunghissimo, ok. Ovviamente, vi ripeto, dipende quanto lo colpisci alto e poi dall'angolo che riesci a dare. Poi alla fine, poi volendo anche chiudere un pochettino col polso per dargli più angolo. Ma appunto lo stick smash, qual è il grande vantaggio dello stick smash? Perché immaginate, io mi sono preparato in difesa, ok, io sono pronto a ricevere uno smash che solitamente è qui di lato e invece il volano cadrà lì, ok, molto più vicino. Quindi ecco, se sono io in difesa e il volano mi cade lì di lato, io mi allungo e lo vado a prendere. Ma se il volano cade lì, perché lo stick smash è molto corto, capite che io da questa posizione poi devo andare ad avanzare e la difesa diventa più problematica. E questo va lo stick smash. Ok? Incollo in chat le variazioni, eccole qua. Le variazioni che vi ho fatto vedere di questo attacco difesa trasforma, così potete anche fare un copia e incolla e potete tenere lì, ok? Ve l'ho messo in chat, poi mi dite se riuscite a prenderla, ma credo di sì. Allora, rimetto un attimino il campetto, perché io ve l'ho fatto vedere molto velocemente, ovviamente. Voi potete decidere di farlo in questo modo oppure in un altro modo. Allora, tutte le variazioni che io vi ho detto prima, potete decidere di martorizzare un giocatore e lasciare questo sempre da solo e cambiare continuamente i feeder, quindi due contro uno, appaiati, ok? Vedete che le sto cambiando? Uno contro uno, mi sto cambiando, ok. 3 contro 1, ok. E questo qua rimane da solo.
i tempi li date voi, potete cambiare variazione su variazione dopo un minuto, 30 secondi, 40 secondi, non troppo corto perché sennò poi non ha senso, ok? Io almeno un minutino li faccio stare, il minimo, poi dipende sempre dal livello di giocatore in campo. Quindi ecco, potete decidere che quello solo sta lì e si fa tutto questo giro di variazioni, ok? E poi, ok, cambio, poverino, ti diamo un po' di riposo, adesso vai di là a fare i feeder, ok? E c'è questo qua che si farà tutto il giro di tutte queste variazioni. Oppure, come avevo fatto io a Chiari, anche perché se no, qui siamo 3, 4, 5 giocatori in campo, se diciamo, ok, fai tu tutto grigio quello da solo, poi quello nero da solo, poi quello arancione da solo, stiamo una sessione a fare solo questo allenamento, che va bene, perché a mio avviso è bellissimo questo attacco difesa, perché si cambia tantissimo, si cambia tanti metodi, tanti modi di giocare diversi. Ma io Chiari l'avevo fatto così, ben mi ricordo, che io da fuori davo i cambi, ok? Quindi dicevo, adesso li chiamo con i colori, ok? Grigio esci, entra nero, e il nero si faceva il 3 contro 1, ok? Esce arancione, diventava 2 contro 1. Ok, intanto questo arancione si portava qua, perché io da fuori glielo dicevo, ok, che tu quindi da fuori devi essere un coach attivo, ok? Bene, uno contro uno, ma lo fa la rosa contro l'arancione, quindi ecco, voi potete decidere in tutte quelle variazioni che vi ho dato di spostare sempre i giocatori e a tutti far sperimentare questo lato del campo piuttosto che questo lato del campo, giocare da solo, giocare in due o giocare in tre. Secondo me questa è la soluzione migliore. E a Chiari l'avevo fatto in questo modo. Quando davo il cambio, ok, pretendevo che il volano non cadesse, ok? Quindi cosa succede? Che intanto tu come allenatore sei fuori, hai un tot di volani, ok? Tutte queste cose le dici prima ai giocatori, perché sennò non sanno poi che pesci pigliare. Tu sei fuori dal campo, immaginate che io sono lato dal campo, stanno giocando il 2 contro 1 classico, cade il volano, sbagliano il volano in rete, ok, ne tiro un altro. In modo che lo scambio sia praticamente continuativo, anche se c'è un errore viene rilanciato subito il volano. Istruisci i giocatori dicendogli, ragazzi, se c'è un volano a terra, i giocatori che sono fuori, andate a raccoglierli e a levarli in modo che non siano pericolosi e non vengano pestati, che può essere pericoloso, ma soprattutto si rompono e i volani vanno come il pane, chi gioca badminton lo sa. Ecco, quindi io intanto tiravo un volano dietro l'altro e poi i giocatori sapevano che nel cambio, quando dicevo cambio, io costringevo i giocatori a giocare qualche clear, ok? Quindi immaginate, mi metto il campetto. Ok, quindi immaginiamo che siamo all'inizio dell'esercizio. Vi ricordate, l'inizio dell'esercizio era il 2 contro 1 classico, ok? Io sono a bordo campo e dico, cambio, loro stanno facendo l'esercizio 2 contro 1 classico, nel cambio cosa succede? I giocatori con calma giocano dei clear elementari, facilissimi, da metà campo a metà campo, magari sulla linea mediana, ma solamente perché intanto il volano viene tenuto in gioco e in questo momento, ok, posso far cambiare il giocatore, quindi posso dire, ok, il grigio si cambia con il rosa, ok? Quindi in tutte le variazioni che ho dato, 2 contro 1, 3 contro 1, 1 contro 1, 1 contro 1 solo quarter, io prima dicevo cambio, ok, in modo che loro tenessero il volano in gioco con il clear, ok? E quando erano pronti, dicevo, ok, adesso uno contro uno quarter. Quindi questo cosa costringe? Costringe i giocatori a non fermarsi mai, diventa un esercizio lunghissimo, ok? Dove la concentrazione è fondamentale, perché appena vai fuori con la testa sbagli. Ed è normale che sbagliano, perché l'esercizio è lungo e faticoso, ed è per questo che tu devi stare a bordo campo con un tot di volani, te li metti lì in una scatola, in modo che appena cade un volano ne rilanci un altro, perché vuoi comunque che sia un esercizio che diventa poi un ottimo, ve l'assicuro, ottimo esercizio di
preparazione atletica specifica in campo, cioè quindi non è la classica preparazione atletica, la corsa fuori dalla palestra o in palestra ma non nel campo da badminton, piuttosto che la pesistica o altri mezzi metodi per fare preparazione atletica, ma preparazione atletica specifica in campo. Ok, mi avete detto che si poteva copiare, perfetto. Bene, e io ho finito e vi ho fatto vedere l'attacco e difesa transformer. Se capita qualche volta poi magari le registro questi esercizi, però spero, ecco, che abbiate inteso come funziona. Vi faccio vedere ancora questo, poi rispondo. C'è qualcuno che ha alzato la mano. Ah, Merico, adesso ti do la parola. Faccio vedere ancora una cosa, Merico. E vi faccio vedere ancora questo, che non c'entra niente, però è carino vederlo. Eccolo qua. Eccolo qui. Allora, intanto, ecco, siamo qui su YouTube. Questo l'avevamo già anche visto, non questo video, ma una cosa del genere. Ecco, qui è un classico, ad esempio, vedete, attacco e difesa 3 contro 1, no? Vedete, due giocatori a fondo campo, un giocatore a rete. Ecco, questo è il classico errore che il giocatore a rete si mette attaccato alla rete, deve stare più indietro, perché se no la zona di metà campo non la copre nessuno. È un'altra volta che i giocatori di fondo campo stanno completamente a fondo campo, no? Dovrebbero stare un pochettino più avanti. Però guardate il classico 3 contro 1, dove i tre attaccano e quello da solo difende, quindi ecco, va a coprire questa parte del campo, come vi ho colorato prima, no? Dalla metà campo in avanti. Attacco, difesa corta, alzare. Attacco, difesa corta. Ok, sta giocando anche a fondo campo. Attacco, difesa corta. E quindi quello solo è la classica attacco e difesa da puristi, ok? Dove il giocatore da solo è veramente sempre in difesa, ok? E quindi il 3 contro 1, ma la stessa cosa può essere 2 contro 1. Come ho detto, la differenza è che 3 contro 1 ti arrivano più grandi e veloci e meno errori, perché ci sono tre giocatori, ecco, quindi si muovono molto poco, è difficile che compiano degli errori anche sciocchi o stupidi. Vi faccio vedere invece questo, ok? È un video che si chiama All Legends on Court, on the Court, cioè tutte le leggende in campo, che è stato fatto durante gli All England, anche per, non so, mi sembra per il centenario della Yonex, ok? Infatti hanno fatto queste divise molto classiche, bianche, con il colore che aveva allora Yonex anche nel logo, cioè verde e blu scuro, blu viola, e ha messo in campo, è un'esibizione ovviamente, guardate quanti giocatori hanno buttato in campo. Io vi ho fatto vedere l'esercizio transformer 2 contro 1, 3 contro 1, ecco, vi faccio vedere questo video perché guardate qui quanti sono e vanno a giocare. Ok, e sono tutti stracampioni di badminton, vedete, fanno un po' di show, anche se la vedono un po', però ecco, questo è lo scambio che si va a creare, ovviamente spesso teso, anche perché sono tantissimi in campo, e sembra facile, ma già gestire tutto quel campo, quei giocatori, senza che nessuno dia una racchettata all'altro, ok, c'è un grande gioco di squadra, ok? Ecco, vedete? Hanno giocato questo 5 contro 5, ok? Era così, per farvi vedere, trovate queste cose su YouTube. Cos'è che è molto divertente a badminton, e quello potete fare nel club anche, è il 3 contro 3, quello è molto molto divertente, diventa molto 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 veloce e dinamico. Angela ha alzato la mano. Ecco Angela, vai. Allora, scusami Fabio, volevo chiederti, nel momento in cui mettiamo in campo, che carino effettivamente, pure per avere una maggiore organizzazione e padronanza dello spazio, il 3 contro 3 è il, così come gioco, questa immagine finale che hai fatto vedere, naturalmente sempre rispettando l'andata e ritorno del volano, non il passaggio tra di loro, tra i componenti di un lato del campo, perché potrebbero confonderli, no? Sì, potrebbe confondere, però quella è una variazione che si fa, a volte facciamo il 3 contro 3 giocando a pallavolo. Quindi, tipo infatti un misto tra pallavolo e badminton, visto che c'è qualcosa di simile insieme, però ho paura ancora magari, soprattutto ai ragazzi, parliamo pure a livello scolastico, potrebbe poi un attimo confondere nel momento in cui devono andare a giocare, non so.
Sì, più che altro è difficile, sai perché, quando giochi a volley badminton? Perché, se mi vedi, io sono qua con due o tre compagni nel mio campo, no? Quindi ricevo il volano, faccio finta di fare la ricezione da pallavolo, lo alzo sul mio campo, c'è il giocatore vicino che lo alza al mio compagno dietro che attacca. Diventa difficile gestire un volano che cade sul tuo campo così invece Eh sì, che arriva davanti. sì. Però è divertentissimo, eh? Divertenti. Quando imparano è divertentissimo. Forse quando Perché hanno già una certa padronanza sia della gestione della racchetta soprattutto e anche dello spazio, perché effettivamente diventa eh sì, perché complicato. cambia, perché c'è gestire un volano che non ti arriva davanti, ma che ti arriva o da dietro o di fianco a te, no? Eh E sì. quindi arriva con un angolo diverso, no? Il sugo. Però la cosa bella di quello, Angela, che facendo giocando a badminton con le regole del pallavolo, quindi anche con i tre passaggi, diciamo, stimoli ad avere dei movimenti molto più corti, perché se io gioco con i miei compagni qui e devo passare il volano di fianco, se faccio movimenti molto arruotati non ho tempo perché il volano mi arriva da 1 metro, no? Ho il mio compagno di fianco o subito dietro, quindi comunque gli costringe ad avere movimenti poi secchi. Corti E quindi quindi per il sì, sottoletto. È da esatto, provare, effettivamente da sì, provare. è molto divertente, è molto divertente, io lo Ok. faccio spesso. Di nulla. Va Ciao Angela. bene. Grazie. Ok. Perfetto, allora abbiamo finito questo 16° episodio, sono 10 spaccate, ok? E il prossimo, ok, è ancora un esercizio di attacco-difesa, ok? Dove c'è una variazione, cioè un metodo che ho detto stasera, ok? Una delle tante variazioni è quello che vi dirò il prossimo venerdì, però vi spiegherò bene. Perché variando il campo in quel modo, che vi dirò venerdì, si va a allenare un fondamentale del badminton che si chiama smash and follow, smash e follow up, cioè schiaccia e segui, cioè il seguire l'attacco, per dirla in italiano. Ok? E questo esercizio che vi farò vedere venerdì, ve l'anticipo, che è quello che abbiamo già visto comunque oggi. Tutte quelle variazioni, cioè una a fondo campo e uno a tutto campo, va proprio a sviluppare quelle smash and follow. Di nuovo un altro bel esercizio, dove c'è comunque sempre l'attacco e la difesa. Bene, io vi ringrazio, vi saluto, passate un buon weekend e venerdì è sempre dalle 9 alle 10. Grazie a tutti, ciao a tutti, buona serata.